Buonasera da Bruxelles. L'Unione Europea adotta le sanzioni contro il regime di Gheddafi, al via l'embargo nel settore delle armi, divieto di rilasciare i visti ai notabili del regime libico, in più congelamento dei beni del colonnello e dei suoi familiari. Nella risoluzione gli Stati europei ribadiscono con forza la richiesta di una fine immediata dell'uso della forza e l'impegno a rispondere alle legittime richieste della popolazione libica. Nessuna emergenza per le forniture di gas in Italia a seguito della situazione in Libia, lo ha spiegato oggi a Bruxelles il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia, che ha partecipato al Consiglio dei Ministri dell'Energia. Necessario però un monitoraggio a livello europeo sui prezzi. Chiaro che noi sostituiremo questa fornitura dalla Libia con la fornitura da altri paesi, è importante non farlo come singole imprese o singoli stati, ma cercare di avere un coordinamento europeo per spuntare prezzi migliori. Non c'è un problema di approvvigionamento, si va a comprare il petrolio altrove, in particolare in Arabia Saudita, però in sede europea, a Bruxelles, abbiamo cercato di ragionare col commissario europeo su come monitorare i prezzi e cercare di avere una forza di persuasione nei confronti dei paesi produttori. Integrazione degli immigrati, l'Italia si piazza al 10° posto in una classifica di 31 paesi stilata in base alle varie legislazioni per il sostegno nell'inserimento del lavoro. Il rapporto presentato oggi a Bruxelles evidenzia comunque lacune nelle politiche volte alla promozione della partecipazione politica, dell'istruzione e della rimozione delle discriminazioni. Visita in Vaticano per il presidente dell'Europarlamento Jerzy Buzek, che ha incontrato stamattina Papa Benedetto XVI. Il colloquio si è incentrato soprattutto sui diritti fondamentali delle minoranze religiose e delle sommosse popolari in Nord Africa. Buzek e Benedetto XVI hanno espresso l'auspicio che questi processi portino al più presto ad una democratizzazione di queste aree.